Voto per le primarie di centro-sinistra che decideranno il candidato presidente per le elezioni provinciali dell'anno prossimo. A fine mattinata, si legge in un comunicato del Partito Democratico, si può stimare che i votanti nei 44 seggi allestiti in tutta la provincia siamo già circa 7.000. Si tratta di un risultato davvero notevole, a maggior ragione se si tiene conto delle condizioni atmosferiche di questa domenica di dicembre, che non sono certamente favorevoli. Gli organizzatori si sono dichiarati estremamente soddisfatti del dato raggiunto e prevedono una ulteriore massiccia affluenza nelle ore del tardo pomeriggio. Si può votare sino alle 21 di questa sera. La scelta, come noto, precisa il PD, è tra Gianni Florido, presidente dell'amministrazione provinciale, Franco Gentile, segretario provinciale di Rifondazione Comunista. Intanto abbiamo sentito sia Florido che Franco Gentile. Seggi aperti dalle prime ore di questa mattina e tarantini al voto per le primarie del centro-sinistra. La consultazione serve ad individuare il candidato presidente alla provincia in vista delle elezioni del 6 e 7 giugno. A confrontarsi Franco Gentile, segretario provinciale di Rifondazione Comunista, e Gianni Florido, presidente in carica e candidato per il Partito Democratico. Postazioni allestite nelle sezioni e nei circoli cittadini dal versante orientale a quello occidentale dell'arco ionico. Abbiamo avvicinato i due candidati per capire come stanno vivendo queste ore. Io credo che il senso vero poi delle primarie alla fine è la valutazione sulla partecipazione. Quindi stasera credo che il risultato più importante sarà aver portato, come io spero e mi auguro succeda, il numero più alto di persone. La gente risponde, c'è voglia di partecipazione, è un fatto positivo perché c'è chi dice che c'è la crisi della politica, in effetti noi diciamo sventiamo come dico rigorosamente questo dato facendo partecipare la gente alla selezione di chi dovrà rappresentare al presidente della provincia. È anche vero che in questi giorni è stato detto da più parti che le primarie sono un simbolo di condivisione e non di divisione, però chiariamo questo concetto. Assolutamente, queste primarie servono a unire il centro-sinistra ancora di più, servono a scegliere democraticamente chi lo deve rappresentare, chi perderà, ovvero chi non vincerà queste primarie, lealmente sosterrà il candidato che ne uscirà vittorioso. Sì, Gentile è una persona splendida, Franco è stato credo uno dei consiglieri più leali e più... lui e il Partito di Fondazione Comunista, a cui devo dare atto, hanno voluto dare senso. Loro si erano battuti l'altra volta perché volevano le primarie, loro dicevano primarie sempre e sono stati coerenti, anche se Franco Gentile avrebbe fatto a meno delle primarie, credo come avrebbe fatto a meno qualsiasi altro della mia coalizione. Le abbiamo fatte nella speranza di riunificare il centro-sinistra, la stragrande maggioranza ce l'abbiamo fatta, per una parte no. Ora, da lunedì, se sarò io il candidato, lavorerò per unificare il centro-sinistra.